Il Nes calcio 8 per rialzarsi dopo la sconfitta esterna contro il De Angelis, il Checco dello Scapicolo per tornare in testa alla classifica. Buonasera da Mattia Panini e benvenuti allo Sport City di Trigoria per la settima giornata del campionato di Serie A. Velocemente le due formazioni prima che le due squadre si dispongano sul terreno di gioco, cominciando dai padroni di casa del Nes calcio 8. 15 Bugiani, 5 Celiani, 3 De Paulis, 11 Ferri, 10 Andrea Lippolis, 7 Marsella, 1 Pacioni, 4 Pennacchia, 6 Peruzzini, 14 Raspa, 8 Valentini, Checco dello Scapicollo, 5 Cortese, 6 Cuozzo, 4 De Angeli, 8 Matteo Di Palma, 11 Ervin Cola, 7 Bogdanov, 10 Maramao, 3 Pompei, 9 Simonetta, 2 Terribili, fra i pali Francesco Vescio con la maglia numero 1. Saluti di rito tra i due capitani. Un campionato sicuramente diverso fino a questo momento per queste due squadre. Checco è partito molto forte, forte soprattutto dei 12 punti in campionato. In questo momento terza alle spalle del CJ con gli stessi punti della Roma. Stasera è impegnata contro la Bacci e ovviamente con i 3 punti eventualmente guadagnati stasera scavalcherebbe il CJ in classifica, ripiazzandosi in testa alla classifica a quota 15. Nes partito molto a rilento, sta trovando la quadratura del cerchio. La squadra neopromossa, la prima esperienza in Serie A. Comincia con Ervin Cola e Alessandro Simonetta davanti, Maramao largo, De Angeli al centro del campo, il Checco dello Scapicollo con la solita linea 3 composta da Cortese, Cuozzo e Manuel Terribili a destra. È tutto pronto per il calcio d'inizio, gli ultimi controlli da parte del direttore di gara sono già posizionati al centro i due attaccanti del Checco dello Scapicollo, i controlli da parte di Buzzi e si può partire con la settima giornata del campionato di Serie A. Si parte, inizia in questo momento, Nes calcio 8, Checco dello Scapicollo con i secondi a gestire il primo possesso della gara. Cuozzo cerca subito un pallone verticale per Ervin Cola, di prima serve la corsa di Maramao, intercettato il suo pallone, calcio laterale per il Checco dello Scapicollo, di petto Maramao, stasera con la maglia numero 10, normalmente di Simonetta, oggi questa è la maglia numero 9, sbaglia il tocco in verticale Terribili per Cola, raccoglie senza alcun problema Pacioni che ha già fatto ripartire il Nes dall'altra parte, pallone centrale per Lippolis, lui il metronomo del Nes, largo a destra, suggerimento in verticale, tocca con una mano e calcio di punizione per il Checco dello Scapicollo che ha già battuto Cuozzo per Maramao, occhio alla sua velocità da quella parte, eccolo Maramao, è partito il numero 10, da lì potrebbe anche calciare, una palla messa in mezzo per Cola, stava tagliando anche Spaziani, rimessa laterale in zona offensiva per il Checco dello Scapicollo, va sempre il capitano, Nicola Cuozzo a batterla per gli Orange, ex campioni d'Italia, riesce a trovare Cola al limite dell'area di rigore, Lippolis in copertura, è bravo il numero 10 ad uscire palla al piede, braccato da Cuozzo, si accentra Lippolis, vede il taglio di un compagno, va a sbattere contro un avversario, ma ancora palla tra i suoi piedi, si libera bene di De Angeli che lo stende, calcio di punizione per il Nes, steso Lippolis da Matteo De Angeli, l'ex Football 8 Roma Nord, primo fallo della gara. Lippolis, sarebbe Marsella vicino, preferisce andare a sinistra da un compagno, rimette dentro ancora per Marsella, e lì potrebbe calciare una palla messa in mezzo, allontana Cuozzo, è il primo squillo del Nes. Se l'ultimo a toccare è stato in realtà Peruzzini, non c'era il tocco di Nicola Cuozzo, allora Vescio ha già rimesso in campo proprio per il capitano del Checco, pallone in verticale per Maramao, Lippolis sulla traiettoria, mette in out, rimessa per il Checco. C'è Cuozzo che va a battere e fa salire tutta la squadra ospite. Rimangono soltanto Cortese e Terribili nella propria metà campo. Cola prova a gestirla con il petto in due su di lui che riescono a togliergli la sfera. Allora è già ripartito Nes dall'altra parte. Sbaglia il pallone in verticale per Marsella. L'arbitro ferma tutto. Il fallo di Nicola Cuozzo e il calcio di punizione per il Nes calcio 8. Lippolis gioca con De Paulis, proprio il numero 10 che da lì potrebbe addirittura calciare, cerca un pallone dall'altra parte per un compagno che carica il sinistro sul fondo, la conclusione da parte di Ferri. Seconda occasione per il Nes calcio 8, più intraprendente in questi primi minuti di gara, sono passati 5 minuti quasi della prima frazione, ancora 0-0 allo Sport City tra Nes e Checco dello Scapicollo. Ferri, Terribili gli concede un po' di spazio, deve uscire Cortese in copertura che copre bene la diagonale, Spaziani recupera, serve proprio Cortese. Largo c'è Cuozzo, Lippolis in pressione, con le palla De Angeli, va in verticale da Maramao che si accentra, parte il numero 10, largo c'è Spaziani, si ferma, la sterzata di Maramao che passa benissimo su Lippolis, troppo lungo il controllo del numero 10, può ripartire dall'altra parte
De Paulis, Lippolis. C'è poco spazio, buona la copertura di De Angeli. Ancora Lippolis. Ferri di prima al centro, c'è soltanto De Angeli. Prolunga bene Cola per Spaziani che è partito. Messa bene però il Nest, Spaziani non ha spazio, può fare nulla. Chiude De Paulis in fallo laterale, rimessa per il Checco, pronto a batterla con le mani Spaziani. Cola la mette giù e gioca con Spaziani, non passa il numero 9. Ancora rimessa per il Checco. Simonetta finta al tiro, entra nella rete di rigore il numero 9. Recupera Lippolis, Ferri sbaglia il tocco, allora ancora Simonetta, terribili. Gira centro per Maramà, palla che diventa buona per Cola. Simonetta, finta al tiro ancora al numero 9. Poi lo prova, addosso a Ferri, riparte veloce Nesta dall'altra parte. Il pallone verticale per Marcella, sbagliato, recupera Cortese. Terribili. Un occhio al centro da parte del numero 2, vede bene Simonetta. La sponda, ancora Simonetta, finta ancora al tiro. Simonetta dentro per Cola che supera il portiere. Erwin Cola, Checco in vantaggio, 1-0. E lo sblocca il Checco al sesto minuto del primo tempo. Gran giocata di Simonetta al limite dell'area di rigore. Gran giocata anche e soprattutto però di Erwin Cola, bravo e freddissimo a superare il portiere. Poi ad insaccarla. No, non è riscoperto. Deve dove senti me, raga. Oh, dai, 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 raga. Dai, 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 dai. Siamo partiti male, dai, dai, dai. Lippolis. L'apertura dall'altra parte per Peruzzini. De Paulis. Ancora Peruzzini. Il lancio in verticale per Marcella, ottima diagonale ancora da parte di Cortese, poi Cuozzo completa il disimpegno. Pallone in verticale per Cola, che gioca con la schiena di De Paulis. Dovrebbe essere stato proprio il numero 3 del Nest a toccare per ultimo, la rimessa dovrebbe essere in favore del Checco dello Scapicollo. L'arbitro però concede la rimessa al Nest. Evidentemente l'ultimo tocco era stato di Erwin Cola, sicuramente meglio posizionato di noi il direttore di gara. De Paulis con le mani. Il pallone lunghissimo per Marcella, troppo lungo però quello del numero 3. La rimessa laterale del Checco, ma è da ribattere la rimessa. Pennacchia gira ancora De Angeli. Pallone che arriva dalle parti di Vescio che deve impegnarsi a allontanare la sfera dalle parti però soltanto di Lippolis. Su di lui rimane sempre Nicola Cuozzo. Lippolis fa tutto da solo, si accentra al numero 10, steso, poi Pennacchia. Potrebbe calciare Pennacchia, lo fa, ma addosso a De Angeli. Poi ancora la conclusione da parte di Lippolis sul fondo. Giramose, come ho detto, Lippo. E passano sempre dai piedi del numero 10 di maglia bianca le azioni del Nescalciotto, vero e proprio metronomo della squadra di maglia bianca. Rinvio lungo di Vescio, Cola con il petto, su di lui va Pennacchia, che alla meglio con il colpo di testa Marcella. C'è vicino Pennacchia, preferisce andare largo da Buggiani, subito dentro ancora per Pennacchia, terribili su di lui. Pennacchia. Le finte da parte del numero 4, non riesce a trovare la meglio su Terribili. La conclusione poi di Ferri addosso ad un avversario. Lippolis tenta la giocata su Maramao, lotta fra due numeri 10. Alla meglio quello con la maglia arancione, rimessa laterale per il Checco e Lippolis. Si arrabbia con il direttore di gara per la concessione di questo fallo laterale. Maramao, numero del 10, che prova a partire su De Paulis. Andiamo comunque una rimessa laterale Marco Maramao. Quasi 10 sul cronometro del primo tempo. Checco in vantaggio, la sbloccata Erwin Cola al sesto del primo tempo. Con le mani Cuozzo si muove Simonetta. Colpo di testa prolunga per Cola. Lippolis, il primo passaggio è sempre in direzione del numero 10. Pennacchia, la pressione di Cola, passa bene Pennacchia che poi serve in verticale Marcella. La mette giù bene Marcella, con lui sale anche Ferri. Marcella prova il destro a giro, Vescio in calcio d'angolo. Bravo Fede! Dai! O vedete che ci stiamo, dai! Dai, ci siamo, eh! Esca in queste prime uscite, ha sempre
aumentato problemi di tenuta mentale dopo il gol subito. Oggi sembra aver migliorato questo aspetto. Calcio d'angolo per la squadra di maglia bianca. Prova ad andare al volo Ferri, l'anticipo di Cozzo. Colla riparte proprio con il capitano. Recupera bene Pennacchia, non c'è spazio per il tiro. Palla troppo lunga, Cortesi allontana. C'è un fischio da parte del direttore di gara. Un calcio di punizione per il Nesca calcio 8. Ma sì, come ti ho detto. Lippolis e Angelo De Paulis, uno con il sinistro, l'altro con il destro. Per il Nes dovrebbe essere proprio Lippolis a batterla con i tre piazzati in barriera da Vescio, Maramao, Cola e De Angeli. Posizione interessante per un mancino. Arriva il fischio del direttore di gara, rincorsa da parte di Lippolis, va vicinissimo al palo, va vicinissimo al pareggio il numero 10 del Nes calcio 8. Vescio con le mani, ha già battuto per Cortese. Maramao, colpo di tacco per Cola. Sale anche Cuozzo, la palla in verticale per Maramao, intercettata. Buona ancora per il numero 10. Ottima la copertura però della difesa del Nes, Lippolis. Rischioso pallone indietro. Marcella non aggancia, buona per Cortese. Terribili, deve uscire il Checco sulla pressione del Nes. Cortese al centro, largo c'è Cuozzo. Eccolo servito il numero 6, al centro De Angeli, ma è marcato da Pennacchia. Riesce a verticalizzare il Checco per Cola, che gioca con Simonetta. Passa bene il numero 9, si crea lo spazio per il tiro. Simonetta lo finta, forse una volta di troppo, steso fallosamente. Calcio di punizione dal limite per il Checco. Ancora un ottimo lavoro del solito Alessandro Simonetta. Si guadagna un ottimo calcio piazzato il numero 9 in maglia orange, che probabilmente ha tenuto la palla fin troppo. Ma l'esito è comunque positivo per il Checco, già in vantaggio, che adesso potrà usufruire di un ottimo calcio di punizione. Rimangono Maramao e proprio lo stesso Simonetta. È il 9 di Spaziani, normalmente sono invertiti. Simonetta e Spaziani. Maramao si è preso la maglia numero 10. 4 in barriera per Pacioni. Arriva il fischio da parte del direttore di gara, dovrebbe essere Maramao a calciare, lascia per Simonetta con il mancino a giro. Buggioni ci arriva. E la lunga in corner, calcio d'angolo per il Checco dello Scapicolo, la risposta. Simonetta, è lui a battere il corner per il Checco, terribili, viene a rimorchio. Simonetta guarda all'interno dell'area di rigore, pallone sul secondo palo direttamente in porta, la traversa di Simonetta. E Lippolis si riappoggia da Pacioni. Non siamo nuovi a vedere tiri di questo genere direttamente dalla bandierina. La traversa colpita da Alessandro Simonetta. Pallone fuori dal campo. 13 sul cronometro, ne mancano 12 al termine del primo tempo. Il Checco è avanti, il gol di Ervin Cola. E rimessa laterale per il Checco, va Cuozzo con le mani, lascia sfilare Maramao, recupera però bene De Paulis e si riparte dalla prima linea, pallone centrale per Lippolis che calcia male Simonetta, potrebbe calciare, finta ancora De Angeli a rimorchio, De Angeli prova il destro, murato dalla difesa del Nes, terribile a rimettere dentro per Lippolis che riesce a gestirla bene, a rimettere un po' di ordine al centro del campo. Prova a partire adesso il numero 10, gli eleva il pallone Maramao, partono 2 contro 2, Maramao dentro per Ervin Cola, potrebbe calciare Ervin Cola, limite dentro ancora per Maramao che si divora il gol del 2-0. È rimasto a terra Marco Maramao, forse un fallo poi proprio del numero 10, fischiato dal direttore di gara. Super occasione capitata sui piedi di Marco Maramao per siglare il gol del 2-0, si salva il Nes. Marcella in qualche modo a gestire questo pallone centralmente, lascia la marcatura spaziale, non passa su De Angeli, recupera bene Maramao, è 3 contro 3 dall'altra parte, Maramao pensa al tiro, lo prova, non trova lo specchio della porta, il numero 10, palla sul fondo, rimessa per il Nes calcio 8, già battuta da Pacioni. Bugiani, a terra un giocatore del Nes, calcio di punizione sull'attacco da parte di Ervin Cola e di Marco Maramao per non far ripartire il contropiede del Nes calcio 8, già battuta.
falta Lippolis rimane molto alto, infatti tutte le difficoltà del NES ad impostare l'azione, squadra molto spezzata in questo momento, con almeno una decina, quindicina di metri tra il reparto difensivo e quello offensivo. Da cambiare il pallone, Vescio restituisce la sfera a De Paulis. Viene incontro Marcella, palla però per Cuozzo, prolunga Maramao, buona per Cola che non aggancia, allora Buggiani chiama in causa Valentini, Buggiani, la pressione di Spaziani, Lippolis, ancora al centro per Pennacchia, l'attacco di Simonetta da dietro, Pennacchia, lui adesso a fare il metronomo, Lippolis si è posizionato largo a sinistra, mette questa palla in mezzo, per Marcella esce con le mani Vescio, non proprio la specialità della casa per Marcella, il colpo di testa, l'altezza di Vescio, la meglio sul numero 7, sbaglia al checco in fase di impostazione, regala il possesso al Nesca, ha già battuto la rimessa, Pennacchia, De Angeli cesso di lui e riesce a recuperare il pallone per il checco, a gestirlo al centro del campo, Cuozzo, trova subito Maramao sulla verticale, pallone di prima per Ervin Colla che aggancia male, Buggiani allontana la minaccia direttamente dalle parti di Marcella, svetta Cuozzo, terribili, Cortese. 9 minuti al termine della partita, terribili. Dai, va in pressione, va in pressione. Cuozzo. Il giocatore che cambia veramente tanto spesso la posizione in campo, è sicuramente un jolly per Ciro Bardelloni. Nicola Cuozzo, terribili. Rischia il dribbling su Marcella, poi di fisico lavora terribili, non riesce a levargli la Marcella. Allontana Cortese dalle parti di Cola che deve lottare contro De Paulis, palla buona per Paccioni. Valentini, De Paulis, largo c'è Pennacchia, fa il movimento a tagliare in verticale anche Marcella. Valentini, sbaglia il tocco in avanti il numero 8, recupera terribili. Maramao al centro del campo, può partire il numero 10, occhio al suo mancino, si fa rubare il pallone da un ottimo Lippolis che mette in out, dovrebbe essere calcio d'angolo per il checco dello scapicollo. Il solito Nicola Cuozzo, pronto a rimetterla in gioco per i suoi, rimessa con le mani, e non corner Maramao, rimane a rimorchio e riceve il pallone di Cuozzo, cambia lato, va da terribili, subito in pressione il Ness, buona per Colla che la stoppa bene di petto, aspetta un compagno, Maramao, gran numero del 10, poi al volo Maramao la traversa, super giocata di Maramao. La palla ancora del Checco, c'è stata una deviazione, De Angelis stoppa al centro, prova con il colpo di tacco, non gli riesce, poi è attaccato da due giocatori avversari, riesce a tenere il possesso Maramao, sbaglia poi, Maramao recupera per il Checco, c'è Cuozzo vicino, atterrato Maramao senza fallo, anzi sì, calcio di punizione per il Checco dello scapicollo, anzi dovrebbe essere in realtà tocco con la mano di Maramao, non c'era il contatto, falloso perlomeno secondo il direttore di gara, ma c'era il tocco di mano su Maramao, da ripetere il calcio di punizione perché l'arbitro sta finendo il colloquio con Pennacchia. Super giocata, pochissimi istanti fa da parte di Marco Maramao. Time out chiamato dal NES, pausa per noi. Terminato il time out chiamato dal NES Calcio 8, un momento di difficoltà per la squadra di casa. Stavo uscendo benissimo il checco dello scapicollo, già in vantaggio alla caccia del gol del 2-0. Una super giocata di Maramao con grande stop e sinistro al volo. Ha incocciato sulla traversa la seconda della partita per il checco dello scapicollo dopo quella colpita da Simonetta direttamente da calcio d'angolo. Super giocate nei primi 18 di gara allo Sport City stasera tra Nes Calcio 8 e Checco dello Scapicollo. Qualche sostituzione in casa Checco, una in realtà. È entrato Matteo Di Palma, maglia numero 8 per lui. Nessun cambio invece dopo il time out in casa Nes Calcio 8, con gli stessi 8 riparte per gli ultimi 6 minuti del primo tempo Lippolis. Rischi a tocco in orizzontale, bravo Maramao in pressione, la rimessa è comunque per il Nes. Marcella pronto a batterla con le mani. Lascia sfilare bene Celiani. Vescio rischia moltissimo proprio su Celiani, in scivolata il numero 1. Numero Veronica addirittura di Vescio, che poi allontana con i piedi. Che rischio per Vescio, che rischio per il Checco che si salva con una gran giocata di pura tecnica da parte di Vescio. Di Palma fa ripartire dall'altra parte, il 2 contro 3 del Checco dello Scapicollo, larga da Maramao, Cuozzo è salito, Maramao al centro, di prima il miracolo di Paccioni e poi allontana Pennacchia,
De Angeli non riesce ad arrivare su questo pallone, buona la ripartenza qui del Ness, dall'altra parte il taglio di campo per Celiani, duello fra due numeri 5, la meglio Cortese che lascia scorrere, rimessa laterale per il Checco, altra occasione per gli ex campioni d'Italia, ancora dai piedi di Marco Maramao, bravissimo stavolta Pacioni a respingere di puro riflesso la risposta del numero 1 del Ness calcio 8. Pronta a battere con le mani Cuozzo, viene incontro De Angeli, viene incontro anche Simonetta, la palla però è per Maramao che prolunga bene dall'altra parte per Di Palma, largo da Terribili, Cortese, Di Palma prolunga per Simonetta, Pacioni, Pennacchia ha un po' di spazio per salire il numero 4, punta Terribile, le finte da parte di Pennacchia che se la sposta sul mancino, vorrebbe la linea di fondo Pennacchia, ottimo lavoro ancora da parte di Terribile che prima con il fisico, poi in scivolata, riesce a rubare il pallone al numero 4, Terribile ancora, Cortese, Terribile, sbaglia il tocco Cortese, regala il possesso agli avversari, rimessa in zona offensiva per il Ness, Pennacchia sbaglia anche però la squadra di casa. È stato squo mantenuto, l'azione rimane al Checco dello scapicollo, Terribile pronto a batterla con le mani. Al centro per Cuozzo, saggiamente fa riposizionare il Checco, tornando da Vescio. Terribili. De Angeli. Ha un po' di spazio per salire Nicola Cuozzo, dentro c'è Di Palma, non passa Cuozzo, recupera bene Valentini. Il solito Cuozzo a lottare su ogni pallone del match. Celiani, gran giocata per Marcella, occhio al suo destro, si perde il pallone per strada Marcella, deve indietreggiare di una decina di metri il Ness. Il pallone in verticale ancora per Valentini che gira per Celiani che ha cambiato fascia, Celiani prova a tagliare il campo, non trova Marcella, lontana Cuozzo, rimessa per il Ness calcio 8, va proprio Marcella con le mani, Lipolis. Gran palla centrale per Valentini che si libera di un giocatore, ma non di Cortese che fa ripartire il Checco dall'altra parte. È lui a gestire la manovra, è lui a gestire il contropiede. Pallone laterale per Maramao. Esce in pressione De Paolis, arriva anche Marcella. Maramao si ferma e riesce a trovare De Angeli al centro del campo che gioca con Di Palma. Pallone di ritorno per De Angeli all'interno dell'area di rigore. Esce Pacioni che allontana la minaccia e mette in fallo laterale. È rimasto a terra De Angeli dopo il contatto con Pacioni. Gran giocata di Di Palma proprio per il numero 4. Ok, sembra. Per Matteo De Angeli, la rimessa è addirittura per il Ness. Ho visto male. Bugiani, poco spazio per il numero 15. Pennacchia, gioca ancora con Bugiani. Valentini. Sul traiettorio c'è De Angeli. E rimessa la traiettoria ancora per il Ness. Volta qualche metro più avanti. Terribile, si stacca dalla marcatura ma fallosamente secondo Alessandro Buzzi. Calcio di punizione per il Ness calcio a 8. Due minuti al termine del primo tempo. Dovrebbe esserci comunque un minuto di recupero visto il timeout chiamato dal Ness qualche istante fa. Valentini, Bugiani, uno sguardo al centro, riesce a trovare ancora Celiani, se la sposta sul mancino Celiani, su di lui rimane comunque De Angeli, la conclusione da molto lontano da parte di Celiani, un metro sopra la traversa della porta ripresa da Vescio, nessun problema per il numero uno, rimessa dal fondo per il Checco dello scapicollo, Cuozzo, oh regà, cerchiamo se può. Sbaglia il pallone verticale per Maramao, Lipolis. Prova a far scorrere. Non riesce De Paolis. Cortese. Cuozzo. De Angeli sale con Spaziani. Eccola la palla per il numero 9. Punta a un avversario. La sterzata dell'attaccante del Checco dello Scapicollo che perde palla ma poi la recupera. Al centro stavolta Cortese. De Palma. Ancora Di Palma, riesce a tenere il possesso. Cuozzo, non c'è spazio per il numero 6. Allora De Angeli prova subito la verticalizzazione per Maramao. Comoda per Vescio, che va subito al rinvio lungo con i piedi. Lotta Terribili, messo dall'altra parte. Ovviamente non c'è Cuozzo, Terribili bravo a spostarsi subito dall'altra parte. Ha commesso fallo Celiani. E calcio di punizione per il Checco, che può chiudere in attacco la prima frazione. 1-0, bloccata Ervin Cola. Al sesto della prima frazione di gioco. Terribili, De Angeli scende ad impostare l'azione del Checco dello scappicollo, vorrebbe palla al centro Simonetta, eccola la palla per il numero 9, Di Palma con il colpo di tacco, dall'altra parte Marcella lontana con i piedi, Valentini, sbaglia il tocco in verticale, concede la rimessa agli avversari, ad alta voce proprio a Screzio,
Ha messo una parola di troppo da parte di un avversario, Matteo De Angeli. L'arbitro dà una sorta di ultimatum più che a Celiani, a tutto il campo. Terribili. È pronto a batterla con le mani per questo ultimo giro di lancette del primo tempo allo Sport City. Terribili, trova dall'altra parte Quazzo che la mette giù, attaccato subito da Lippolis, chiama in causa De Angeli al centro per Di Palma, sale Quazzo, eccola la palla per il numero 6 in verticale, recupera Marcella, la conclusione da parte di Di Palma sul fondo. Pacioni per la rimessa, due minuti di recupero segnalati dal direttore di gara, da Zazza. Celiani, scivola Marcella e può recuperare Quozzo, la gira al centro per Simonetta che non riesce ad agganciare. Pennacchia, Valentini, Pennacchia ancora, Lippolis, copre De Angeli ma riesce comunque ad arrivare sul pallone Valentini. Il tocco in verticale per Celiani, un po' lunga la palla, riesce comunque a tenere sul rettangolo di gioco Celiani, la gioca con Lippolis, in mezzo c'è Cortese che non riesce neanche su Lippolis. Celiani, c'è neanche Simonetta a difendere questo ultimo forcing dell'NS. Il tiro a giro da parte di Pennacchia, una telefonata per Vescio che lascia sfilare sul fondo. Lippo, vedi Valentini, uno davanti all'altro, un po' più dietro, vede, un po' più dietro Quazzo, un po' più dietro, va bene, ci esaltano. Verticalizza subito per Di Palma che la mette giù bene, cambia lato dalle parti di Simonetta, grande aggancio, Simonetta le finte, passa all'interno dell'area di rigore, mette dentro, in uscita Pacioni, allontana ancora una volta la minaccia, è sempre Simonetta, ormai è un duello fra il numero 9 in maglia arancione e il numero 1 in maglia fucsia del NES. E però sta avendo la meglio il secondo, lascia sfilare Cortese. E il giallo, il primo della partita. Se lo becca Valentini per il NES calcio 8. Niente, non per un fallo di gioco, ma per qualche protesta nei confronti del direttore di gara. Quozzo la gira da Vescio. Sgoccioli di primo tempo. Cortese. Viene contro Di Palma, la stoppa bene, addirittura serve a destra Terribili. Ma guardi ancora di Valentini, finisce il primo tempo allo Sport City. Che qua in vantaggio 1-0, gol di Ervin Cola, ci risentiamo per il secondo tempo. Si riparte dallo Sport City per il secondo tempo di Nescalciotto, Checco dello Scapicollo. Il primo tempo si era chiuso sul vantaggio segnato da Ervin Cola dopo 6 minuti di gioco. Un'ottima partita comunque giocata dal Nescalciotto, che abbiamo detto avere avuto all'inizio del campionato dei problemi di tipo mentale nel riuscire a rimanere in partita. Oggi sembra aver fatto di tutto. La gran conclusione dalla distanza da parte di Celiani, respinta di Vescio. E corner del Nescalciotto, battuto da Sotera, la palla dentro per Pennacchia, l'aggancio. Pennacchia di prima, la conclusione deviata da Nicola Quozzo, anzi da Pompei. Si accentra Lippolis, la conclusione ancora, lontana Cortese con la testa di Palma. In incontro Simonetta, tocco in verticale, sbagliato per Pompei, appena entrato sul terreno di gioco De Paulis. In verticale per Lippolis, le finte del numero 10, al limite dell'area di rigore. Non c'è spazio per servire un compagno, Lippolis torna da Marcella, di prima dentro, era buona l'idea. Messa assai poco arrendevole, lo sta dimostrando anche in questo inizio di secondo tempo, è rimasta in gara la squadra di casa. Valentini, mi spiace.
Non sarà buono. Vabbè, Lippolis. De Paulis. Larga da un compagno, chiede palla a Valentina al centro del campo. Riesce a toccare per Marcella che lascia sfilare. Ottimo lavoro da parte del numero 7 che parte velocissimo. 1 contro 5. Larga da Celiani con il mancino vescio con i piedi. Calcio d'angolo per il Nes calcio 8. Grande azione, tutta in verticale per i padroni di casa. Corner battuto ancora da sotterra. Pennacchia non arriva, non arriva neanche Valentini. Palla che sfila dall'altra parte. Recupera De Paoli, scaldiere in campo. Di prima subito il numero 3. Rimessa dal fondo per il checco dello Scapicolo. Nessun problema per Vescio. Va lunghissimo con le mani il portiere del checco dello Scapicolo. Ottimo lavoro ancora da parte di Di Palma. Prova il numero, sbaglia tutto però Di Palma, non si devono fare quelle cose in quella zona di campo. Là, di parte Valentini, larga da un compagno, la conclusione, la deviazione, si distende Vescio e la blocca. Più Nes che Checco in questi primi 3 minuti di gioco del secondo tempo, rimessa dal fondo per il numero 1 del Checco, Simonetta, lavora con Cuozzo. Simonetta ancora, attaccato da Lippolis che gli leva il pallone, tutto regolare secondo il direttore di gara. Allora può partire Valentini, palla larga per Celiani, recupera Cortese, cambia lato dalle parti di Di Palma, qualche difficoltà nel controllo, palla è uscita, rimessa laterale per il Nes calcio 8, pronto Pennacchia a lasciare l'onere a Bugiani. Marcella, cambiato posizione, è stato davanti il numero 7, adesso si è piazzato nel centro-destra di difesa del Nes calcio 8, Bugiani. De Paulis, verticale per Lippolis, partito fortissimo il numero 10, si è un po' spento nel momento in cui si è alzato anzi la sua posizione in campo. De Angeli fallosamente proprio su Lippolis, calcio di punizione per il Nes calcio 8. Nesca incontra in fila dopo questa gara la Roma calcio 8, la prossima fuori casa. Checco invece dovrà vedersela con l'Hammers FG Consulting. Calcio di punizione già battuto, preferisce non andare in porta e riappoggiarsi da De Paulis. Largo c'è Lippolis, De Paulis trova bene Marcella, si intendono però, troppo lungo il servizio del numero 3. Lascia sfilare Pompei. Entrato in questo secondo tempo, questa è la scelta di mister Ciro Bardelloni, Vescia con le mani. Va lunghissimo dalle parti di Di Palma che stacca bene ma non c'è nessuno. Bugiani. Esce bene Cortese ancora, il tocco in verticale per Simonetta, troppo lungo De Paulis. Marcella. Però bene un compagno, Celiani non aggancia. Una buona guardia comunque Matteo De Angeli, lascerà probabilmente la battuta della rimessa laterale a Capitan Cuozzo, è così. Ecco che anche Krasimir Bogdanov a disposizione, tutti quelli in lista per Ciro Bardelloni sono entrati con Di Palma e Pompei entrati nella ripresa. Lippolis lascia sfilare per un compagno, Simonetta protegge bene il pallone ma se lo fa poi rubare ancora da Celiani, le finte del 5 che passa su Simonetta, prova a passare anche su Pompei, poi Terribili spara una bordata in faccia a Simonetta, c'è stato un fallo precedente proprio sul numero 5 in maglia bianca e calcio di punizione ancora. La posizione interessante per un mancino in casa Nes. 6 minuti tutti di targa Nes calcio 8, questi primi del secondo tempo allo Sport City. Fuori Simonetta, dentro Maramao che torna in campo dopo aver giocato tutto il primo tempo, dopo essersi reso pericoloso in un paio di occasioni e con un paio di giocate delle sue. Calcio di punizione per il Nes calcio 8, c'è Celiani sul punto di battuta, mette due in barriera Vescio. Di Palma e De Angeli, arriva il fischio da parte di Buzzi, la rincorsa da parte di Celiani, potente il suo sinistro, ma fuori misura rispetto alla porta difesa da Vescio, rimessa dal fondo per il checco dello Scapicollo. Vuole far salire i suoi Vescio sulla rimessa, va lunghissimo dalle parti di Di Palma, c'è De Paulis che stacca più alto e prolunga per Pacioni. Dai, 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 Angioletto! Dai, Angioletto!
In pressing alto rimane il Checco, la palla in verticale per Lippolis su Cuozzo. Marcella. Corre Valentini su questo pallone, fa buona guardia però Cortese che forse tocca anche per ultimo. Dovrebbe essere calcio d'angolo per il Nes Calcio 8, ma Buzzi ha visto diversamente ed è rimessa dal fondo per il Checco che ha già battuto Di Palma, stacca ancora più alto di lui De Paulis. Marcella completa il disimpegno con un intelligente tocco all'indietro per Celiani. Lippolis rischia forse un pochino il numero 10 sull'attacco prima di Maramao e poi di Nicola Cuozzo, palla ancora sui piedi del numero 10. Tocca Cuozzo e la rimessa è per il Nes Calcio 8. Ferri. Lippolis, molto basso, adesso il numero 10. Marcella sulla sua verticale, Lippolis cerca e trova proprio il numero 7 che passa bene su De Angelis. La sua velocità, pallone centrale per Ferri, le finte da parte di Celiani, dentro ancora per Marcella, ottima palla, soprattutto il lavoro da parte di Terribili che recupera per il Checco. Cortese cambia lato e trova Pompei, Di Palma, De Angeli. Maramao subito di prima con il destro direttamente fra le braccia di Pacioni. L'ha già rimesso in gioco per il Nes Calcio 8, è già ripartito dall'altra parte, la sterzata da parte di Pennacchia. Bugiani, De Paulis. Ma in pressione Maramao riesce comunque a trovare un compagno sulla sua verticale. Pennacchia prolunga ma è steso da Terribili. Calcio di punizione per il Nes Calcio 8. Con un Checco che praticamente ha dato la sua prima azione offensiva pochissimi istanti fa, solo Ness in questo secondo tempo. Lippolis vuole la linea di fondo, mette dentro tra le braccia di Vescio. Terribili. Marcella stoppa bene il numero 7, parte a gran velocità, palla dentro per Ferri, la mette giù Lippolis che prova a passare, si mette tra palla e il giocatore Cortese che passa, forse è un fallo sul numero 5, recupera ancora Lippolis, palla che rimane lì, esce fuori per Ferri che carica al sinistro, la palla filtra e arriva il pareggio del Nes Calcio 8, 1-1. Deviazione, c'era stato forse un fallo su Cortese che infatti protesta nei confronti di Alessandro Buzzi, ne ha approfittato il Nes Calcio 8 che al nono minuto del secondo tempo trova il gol dell'1-1. Tutto da rifare per il Checco dello Scapicolo, Di Palma e Maramao sulla centrata per rimetterla in gioco. De Angeli. Terribili. Poco spazio per salire, preferisce impostare largo da Pompei. Che lotta su questo pallone, recupera bene Celiani. Ferri. Lippolis. Passa bene in mezzo a tre, anche un numero da parte del 10. Poi steso un giocatore del Checco dello Scapicollo. Bugiani, calcio di punizione per il Nes Calcio 8, che ora ci crede. Mancano 15 minuti al termine della partita. Il pareggio trovato pochissimi secondi fa con il sinistro di Ferri deviato. Nulla ha potuto Vescio sulla conclusione. Probabilmente neanche l'ha vista partire il numero 1 del Checco. In più la deviazione, Lippolis. Tutto da ribattere. E Bugiani è pronto a rimetterla in gioco per il Nes Calcio 8. Si può ripartire. De Paulis. Esce in pressione Di Palma. Ancora Bugiani. Vorrebbe il pallone Marcella. Prende la mira Bugiani. Preferisce Celiani ma Cortese stacca più alto di lui. Maramao prolunga. Non c'è nessuno del Checco. Bugiani. Si rifugia ancora da Pacioni. Lippolis. Subito il pallone in verticale per Celiani, lotta con Cortese, fa scorrere questo pallone, riesce anche a tenerlo in gioco il numero 5. Deve largarsi però e servire indietro, sbaglia il tocco Celiani, fa ripartire Maramao, attenzione alla sua velocità, Maramao fa tutto da solo, ne ha tre addosso però, deve fermarsi, cercare di servire Di Palma, c'è una deviazione, rimessa laterale per il Checco dello Scapicollo che adesso può guadagnare campo. Dopo 10 minuti tutti di Darganès, esce Di Palma. Le finte da parte del numero 8 che non passa su Pennacchia, recupera Celiani poi. De Angeli a contrasto proprio con il numero 5. Dovrebbe esserci un fallo per il Checco dello Scapicollo di Celiani su De Angeli. Ma che fallo è? Ma che fallo è? Oh! Oh! Testa, testa! Oh, guardiamo!
C'è Maramao sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Probabilmente Pacioni vuole vedere partire la palla, mette soltanto tre in barriera. Quella è una posizione decisamente invitante per il destro di Marco Maramao. Arriva ora il fischio, la rincorsa di Maramao, potente solamente, senza precisione, il destro di Marco Maramao sul fondo. Per me è importantissimo ovviamente ritrovare punti dopo la sconfitta contro il De Angelis, 3-1 in casa della squadra di Roberto De Angelis. Sbagliano tutto Marcella e Lippolis, devono regalare un corner al Checco dello Scapicolo, c'è Marco Maramao sul punto di battuta dalla bandierina, Maramao scodella sul secondo palo, al volo di palma addosso un difensore, palla che sbuca fuori per Cortese, tutti escono fuori in pressione, bravi i giocatori del Ness in questo frangente, riscodella dentro terribile, allontana ancora la difesa del Ness con il tacco Marcella, fa ripartire i suoi Bugiani in verticale per un compagno. Però ad accentrarsi Ferri, ce l'ha sul destro, il tocco indietro per Marcella che potrebbe calciare con il mancino addosso a Nicola Cuosso. Rimessa laterale per il Ness Calcio 8, mancano 12 minuti al termine della gara, 1-1 allo Sport City tra Ness Calcio 8 e Checco dello Scapicolo, gol di Ervin Cola nel primo tempo e di Ferri nella ripresa. Vescio, Cuozzo, trova subito sulla sua verticale Maramao, arrivano subito in tre sul numero 10 che passa sul primo, non sul secondo, c'è un fallo però su Maramao, calcio di punizione per il Checco dello Scapicollo, però ancora Maramao, la vuole battere velocemente Cuozzo al centro per De Angeli che pensa al destro, prova De Angeli una deviazione, palla che schizza fuori, preferisce accontentarsi della rimessa Marco Maramao. Cuozzo, Maramao ancora di prima, dentro dall'altra parte, il colpo di testa da parte di Pompei che finisce a terra assieme a Ferri. Dovrebbe esserci calcio di punizione per il Ness. No, addirittura rimessa dal fondo. Lippolis sulla pressione subito di Maramao. Recupera bene Pompei, steso da Ferri. Ancora. Calcio di punizione per il Checco dello Scapicolo. Adesso partita molto spezzettata. Chiamano timeout della panchina del Ness Calcio 8. La prossima occasione. Potrebbe essere fermato il gioco da parte di Buzzi, batte velocemente il Checco, palla per Cola che spara incredibilmente addosso a Pacioni. Infuriati dalla panchina del Ness per questa disattenzione, allontana adesso il Ness, Celiani. Può ripartire ma c'è Cuozzo su di lui che per sbaglio prolunga su Marcella, torna a Cortese, la conclusione da parte di Marcella, non poteva fare altro, era solo il numero 7. Passaggio a vuoto per il Ness, tutti a protestare per la concessione del calcio di punizione. Checco ha battuto veloce e su piedi di Ervin Cola, la sua doppietta potenziale, il potenziale soprattutto 2-0 per il Checco, non concretizzato però dal numero 11. Nicola Cuozzo fa salire dall'altra parte terribili Pompei, sbaglia l'aggancio il numero 3, rimessa laterale per il Ness Calcio 8, dovrebbe essere time out, così è, piccola pausa per noi. Va bene, va bene. Bugiani con le mani, Ferri la mette giù con il petto e poi con la testa, anticipato bene da Terribili, trova soltanto però Lippolis. Allora è partito dall'altra parte Marcella, c'è spazio per lui e per il suo destro, palla centrale per Ferri, si aspetta di avere un compagno sulla sinistra, fa il velo Ferri, la palla invece è sul fondo per il Checco dello Scapicollo. Lippolis su De Angeli, sombrero del 10, doppio sombrero ancora De Angeli, la seconda volta non se la fa portare via. Cuozzo, un po' di spazio per salire, lancia in verticale Ervin Cola, rientrato Cuozzo, prolunga subito per Maramao all'interno dell'area di rigore, esce Pacioni con le mani, la fa sua, pronto al rinvio il numero 1, Bugiani, palla lunghissima, Lippolis. C'è pressione Cuozzo, ottimo lavoro da parte del numero 6 che fa ripartire il Checco dall'altra parte, si accentra Cuozzo, laterale, cerca di trovare Pompei, sbaglia tutto Cuozzo, Lippolis, può distendersi il Ness, gran palla laterale, Bugiani cerca il secondo palo, pallone molto rischioso ma anche molto impreciso però del numero 15, si salva il Checco in questa circostanza. Comunque è molto sceso il ritmo del Checco dello Scapicollo in questo secondo tempo, è uscita alla lunga anche il Ness Calcio 8, giocando un'ottima gara. Lippolis,
non gli concedono giustamente il sinistro, palla laterale, la conclusione, Vescia non trattiene ancora Ferri, 2-1, il Nes da ribalta. Doccia fredda per il checco dello Scapicollo, doppio Ferri e 2-1 per il Nes Calcio 8, tutto da rifare per il checco De Angeli, Cortese. Terribili. Chiamano concentrazione della panchina della Nes, può salire Terribili, lascia la marcatura Celiani, pallone centrale, De Angeli, l'appoggio dentro per Maramava, tu per tu con Pacioni, non filtra il pallone, recupera il numero 1. E gioco fermo, dovrebbe esserci anche un fallo di Marco Maramao proprio sul portiere del Nes. Se hai letto il palo 2, stringiamo verso dentro, uno dei due, ve l'ho detto dall'inizio partita, uno dei due. E subito un brivido in casa Nes, Pacioni pronto a batterla lunga con i piedi. Cuozzo. Maramao prolunga subito per Cola, stacca De Paulis, De Angeli al centro del campo, gira per Cuozzo. Prova a cambiare lato, la conclusione di Maramao, ha tentato un euro gol il numero 10. Pennacchia, Bugiani. Molto alto il checco adesso per non far uscire il Nes Calcio 8, infatti sbaglia Bugiani nel tentativo di servire Pennacchia, rimessa laterale per il checco. Maramao di prima intenzione, sul fondo la conclusione del numero 10. 5 al termine della partita, più recupero, messa avanti 2-1, dopo essere stata in svantaggio grazie al gol di Ervin Cola dal sesto minuto del primo tempo. Grande stop di Celiani con il petto su Cortese, riesce anche a tenerla in campo, recupera Cuozzo solo per un attimo, la palla è uscita, rimessa per il Nes. Ho visto meglio Bussi, però la rimessa è per il checco dello Scapicollo, ma Cuozzo ha battuto 5-6 metri più avanti rispetto a dove doveva battere. Vuole accelerare le manovre dei Angeli. Cuozzo è pronto a battere con le mani, dall'altra parte per Terribili. Uno più basso, uno la voglio più basso. Nes molto basso con Celiani che rimane alto, far salire la squadra in caso di contropiede. Sbaglia il tocco Cuozzo, prova a recuperarla una seconda volta, ma esce bene il Nes. Terribili. Prova a scodellare dall'altra parte per Cuozzo, dentro di testa per Cola, arriva come un Falco Pompei, palla buona per De Angeli che prova in qualche modo, allontana Pacioni e riparte il Nes dall'altra parte. Marcella lascia per Lippolis, due in pressione, Lippolis riesce a cambiare lato per Ferri. Lo stende Pompei, non c'è fallo secondo il direttore di gara, ma c'è comunque rimessa per il Nes Calcio 8, rimasto a terra Ferri, autore dei due gol che stanno regalando i tre punti al Nes Calcio 8, salirebbe a 10 portandosi a soltanto due lunghezze proprio dal checco dello Scapicollo. Ed è un risultato ovviamente questo che può far ampiamente dimenticare la sconfitta con il De Angelis. Ma non è ancora finita, mancano 3 minuti più recupero al termine della partita. Cambio, signore, cambio, sto sci. Federico, Ferri. Ferri! Ferri! Vieni fuori, Fede! Camion casa Nes, fuori Ferri, dentro Valentini. Cortese. Cerca spazio centralmente Cortese, braccato da Celiani. Il tocco per Maramao in verticale, sbaglia l'aggancio al 10, recupera Marcella, concede comunque rimessa laterale in zona offensiva al checco dello Scapicollo, sempre pronto Cuozzo a batterla con le mani, dentro l'area di rigore, allontana la difesa dell'Ernest. Palla che sbuca per Cortese, intelligentemente a destra, di testa per Cuozzo, deve sgomitare non poco con Marcella, la meglio il numero 6 che guadagna rimessa laterale. Già battuta per De Angeli, larga ancora da Pompei che passa bene, poi spinge sul numero 3 Bugiani, calcio di punizione per il checco che l'ha già battuta velocemente. Palla centrale per Maramao che carica il destro, travolto poi Maramao da Valentini e concede il calcio di punizione. Buzzi dal limite dell'area di rigore, aveva già tirato Maramao, il fallo è venuto dopo quando Maramao già aveva perso la disponibilità della sfera. Calcio di punizione fischiato da Buzzi, da rivedere questa occasione, da rivedere Buzzi, questo fischio. Buzzi, meno male ti ha detto che la situazione è in mano, mamma mia, oh, da due ne fate uno, come sempre, c'ha ragione, troppe partite arbitrate,
Hai ragione, guarda. Cortese che sta mandando il pallone, battuta e giocatore insolito sempre. Da vedere sulla punizione. Ma c'è comunque anche Marco Maramao, barriera numerosa, folta per Pacioni. Guarda l'occasione, va. 24 sul cronometro, 1 al termine più recupero, calcio di punizione per il checco dello scapicollo, rincorsa lunghissima di Marco Maramao, 3 in barriera per Pacioni. Manca soltanto il fischio da parte del direttore di gara che arriva in questo momento. Parte Maramao, potente addosso alla barriera e poi allontana la difesa dell'NS che riparte velocissima dall'altra parte con Celiani. C'è anche Valentini al centro, poi a recuperare Cortese, palla dentro per Valentini che aggancia male. Super occasione per il NES, deve accelerare la manovra al checco. Vescio, Cuozzo, lo trovo in tutte le parti del campo il numero 6, De Angeli, Cortese. C'è spazio per De Angeli al centro del campo, anche per Cuozzo dall'altra parte. L'attacco di Valentini, al meglio capitano della checco dello scapicollo, che cerca un secondo dribbling ancora su Valentini. Stavolta c'è fallo del numero 8 e calcio di punizione per il checco dello scapicollo, già battuto da Cuozzo, da ripetere però per il direttore di gara. Sono scaduti i 25 regolamentari. Aspettiamo la segnazione del recupero da parte di Zaza Buzzi. De Angeli pronto a batterla per questi ultimi minuti di gioco allo Sport City. Il Ness è in vantaggio 2-1 grazie alla doppietta di Ferri nel secondo tempo. Terribili. Cortese. Scodella questo pallone dentro. Il colpo di testa di Dima Palma. Allontana ancora la difesa del Ness. Barricata adesso la squadra di casa. Terribili. Cuozzo. Trova Cortese. Adesso molto alto numero 5. Sbaglia l'aggancio Cortese. Rimessa laterale per il Ness che adesso può rifiatare. Pronto Di Palma a rientrare sul terreno di gioco, a lasciare il posto Pompei. Vediamo dove andrà a posizionarsi, sembra comunque posizione di punta il numero 8. Lotta Celiani con Cortese, alla meglio il secondo. Non passa su Valentini, rimessa laterale per il Checco, deve spingere adesso. Palla dentro per Maramao che prova il mancino, alta sulla traversa. La conclusione da parte di Maramao, brivido per il Ness che si salva però. Giallo per Pacioni, sinceramente l'unica cosa che mi viene in mente è perdita di tempo, ma non saprei. Pacioni con le mani, lungo, dalle parti di Celiani, stacca Cuozzo che riesce a trovare De Angeli al centro, subisce un contatto duro sulla gamba, alta da parte di... Valentini, se non sbaglio era già ammonito, ha rischiato molto adesso. Scalcio 8 Cortese, Cuozzo, terribili, pensa adesso terribili, lo prova addosso un avversario, terribili di testa, allontana poi il Ness che può ripartire con Celiani, anticipa Cortese che riscodella dentro per Cola che fa la sponda per Cuozzo, pallone ancora buono per Cola che prova a rimetterlo dentro, deviato ancora, allontana la minaccia, il Ness calcio 8, 27 e 15 sul cronometro, con le mani pronto a rimetterla in gioco, terribili. Sto preso il tempo, Cuozzo. Aiuta Celio, aiuta Celio. Terribili. Cuozzo ancora. Poco spazio, pallone scodellato dentro per Cola, palla che sbuca per De Angeli che non aggancia, può ripartire Celiani, Cuozzo alla meglio su di lui. Marcella allontana con il mancino, è l'ultimo pallone della partita, finisce qui 2-1 per il Ness in rimonta grazie alla doppietta di Ferri.